Buongiorno, sono nonno Sergio. Oggi farò anche dei agnolini, che è un piatto della zona di Verona, sono dei sempreravioli, che si possono fare asciutti o in brodo. Adesso vi farò la ricetta e vi presenterò dei tortelli che si chiamano agnolini. La cottura che farò adesso verrà adoperato anche i pezzettini per fare questo ripieno dei tortelli molto gustosi. I filetti, che adesso ci metto un po' di sale, spicchi d'aglio, dobbiamo rosolare bene e poi adesso ci mettiamo i pezzi che farò gli agnolini, però rosoliamo tutte le parti e poi deve fare una crosticina. Ora bagno col vino Sauvignon di Spicogna, con poco olio rosolo il fondo, carote, cipolle e sedano, con anche una mela rossa. Ecco qua, il fondo è cotto e lo preparo per passare al cutter. Qua abbiamo il brodo per gli agnolini e siamo con la mise en place a posto. Adesso preparo il resto, ecco, aggiungo un po' di sughetto di cottura dei filetti al fondo, che adesso vado a macinare nel cutter. Per fare gli agnolini qua, dopo lo passiamo col cutter. Ecco, questo ripieno, c'è il fondo sotto passato, poi la carne lì, il formaggio grana, adesso ci metto un po' di noce moscata, un po' di cannella, poca, mettiamo due uova. Se il ripieno risulta troppo tenero, si può aggiungere ancora del pane grattugiato per rassodarlo bene e lasciarlo riposare almeno 2-3 ore in frigorifero. 300 di farina Manitoba, 200 di semola. Qua ho messo 5 rossi d'uovo, il resto intero è 20 grammi d'olio e ci metto anche un po' di sale magico. Sale magico. Proviamo. Qua è pronto il ripieno, che può essere carota, cipolle e sedano di fondo e poi o maiale o vitello o pollo, si può fare, loro mettono vitello, però
se volete avere il colore più giallo si può mettere curcuma dentro, si può mettere uova gialle, brodo. No, no, metà, cioè, metà sacchetto. Mamma, ti posso aiutare? E perché adesso vi faccio vedere, perché è difficile questo lavoro qua. Per quello dovevate vedere là. No, no, guarda che Maria rovini così, che ne è detta. No, lo rovini. Ecco, abbiamo fatto fine. Ok, adesso. Prepariamo. Che prendo le forbici che facciamo, tagliamo via. E poi per fare un'altra cosa si deve aggiungere farina, sale, biscotti, aspetta che devo vedere. Cioccolato. Poi. Maria, aspetta. Poi anche il miele, ci sta. Anche il miele. Qua Maria a vedere come si fa, vieni, mi metti in passo tu. No, prendi così, metti, mi sono ricordato il cioccolato. No, non andare lassù. Stai mettendo troppo. Poi si cucina. Posso aiutarti, nonno? Non andare lì, vedi che... Nonno, non posso aiutare. Aspetta, è difficile. Aspetta che devo far vedere. Prima me ne... Non andare sul video lì. Thank you.
Questo è un sistema, poi c'è le parti dove sono nati, li fanno invece così, piegano così, dopo fanno questo lavoro qua. Ma non è giù, no? Che cosa? Perché trovare che stai facendo la rete quando non è vero? Eh? Hai detto Maria che facevi la lente, ma non è vero? No, sto facendo la pasta, non bagno, diciamo. Li facciamo in brodo, un po' li faremo asciutti. Qua ho messo un po' di burro, adesso lo faccio dire Bruno, invece ora metto di tonfarina perché salvia si è tutta seccata. Quando il burro è così, o metti un po' di vellutata e ci metto un po' di panna. Qua ho fatto un po' di fecola e acqua per rinsare un po' il sughetto e per mettere un po' di acqua, così abbiamo un prodotto meno grasso. Sale, adesso leghiamo un pochino, mettiamo un po'
dopo tutto questo lavoro ci fermiamo un momentino per bere una buona tazzina di caffè, che è un amore di caffè, veramente mi siedo tranquillo a guardare questo piatto meraviglioso che dopo gusteremo, questo meraviglioso caffè, che è un amore di caffè. Grazie Walter!